Fabiano Reffe, Fefe del Grande Fratello Papà, la compagna è incinta. Che fine ha fatto Fabiano Reffe, Fefe del Grande Fratello e di Uomini e Donne? Grossa novità nella vita di Fabiano Reffe, il popolare Fefe del Grande Fratello nonché tronista di Uomini e Donne, scelse la corteggiatrice Marta Bacchi, ricordate? L'ex biaffino ha annunciato a Pomeriggio 5 che sta per diventare per la prima volta padre. La compagna è incinta di 4 mesi e il piccolo in arrivo è un maschietto. Una gioia immensa per Fabiano, che da tempo si è allontanato dal mondo dello spettacolo per tornare a condurre una vita normale e decisamente più tranquilla. Ha lasciato la Ciociaria, dove è nato e cresciuto, per trasferirsi a Napoli. Qui lavora come personal trainer, del resto la palestra è sempre stata una sua grande passione. Ma chi è la compagna di Fefe? Per il momento è sconosciuta al grande pubblico, ma chissà che Fabiano non la presenti prima o poi nel salotto di Barbara D'Urso e. Accusato per un affare di droga, è stato poi sciolto da ogni accusa. Qualche anno fa Fabiano ha vissuto un brutto momento, è finito sotto accusa per una vicenda di droga. È stato accusato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Accuse molto pesanti che però Fefe ha sempre fermamente respinto, dichiarandosi del tutto innocente. E alla fine la verità è venuta a galla, la giustizia ha appurato che Reffe non c'entrava nulla con quella storia e ha fatto cadere ogni accusa sull'ex biaffino e tronista. Fabiano Reffe accusato ingiustamente, è sempre stato innocente. Per me è stata una liberazione. Sono contento che la giustizia abbia fatto il suo corso, fino a una sentenza che era doverosa. Spero che questa mia storia faccia riflettere tanta gente che si trova indagata ingiustamente, e possa dare loro la forza di andare avanti. Io ho creduto nella giustizia, ho creduto che questo incubo, prima o poi, sarebbe finito. Ora vorrei che tutta l'Italia sapesse che ero innocente, perché psicologicamente, proprio all'apice del successo, accuse come queste possono rovinarti, ha raccontato Fabiano all'indomani della vittoria in tribunale.